Ciao, io sono Cinzia. E io sono Fabio. E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questo nuovo podcast. Oggi parleremo di Kung Fu Panda 4. Ebbene sì, non parleremo dell'1, non parleremo del 2, non parleremo del 3, ma parleremo del 4. Partiamo e facciamo uno spettacolo che è non circolare. È circolare? Sì, ma sempre in senso antiorario. O in fuso orario, dipende sempre. Comunque, prima o poi parleremo anche degli altri, anche perché comunque stiamo parlando di un franchise con i fiocchi. Sì. Non tutti i film del franchise hanno i fiocchi. E vedremo quale sarà quello, la pecora nera. E qui stiamo parlando quindi dell'ultimo capitolo uscito in casa DreamWorks. Di cui avevamo fatto anche una trailer reaction. Esatto. E alla regia abbiamo Mike Mitchell, che aveva già lavorato in DreamWorks su cose più o meno, nel senso Shrek Forever After, Trolls, Trolls era sta. Carino, Trolls ci, sta. Ci stava, The Lego Movie 2, che non è mai quanto bello quanto il primo, però vabbè, più o meno lo salviamo Mike Mitchell, gli diamo un po' di speranza. E poi è co-diretto da Stephanie Mastin al suo debutto registico. E invece, secondo me, qui ce n'è già un po' più, no? Sai, perché è il regista nuovo, quello che ancora ci crede, che vuole fare le cose carine, belle, no? E quindi queste sono le menti un po' a capo del film. E ritorniamo nel franchise di Kung Fu Panda dopo una pausa di ben 8 anni, perché il terzo era uscito nel 2016. Quindi ovviamente c'era un sacco di hype per questo film, a ragion veduta. Sì, in realtà il terzo capitolo si poneva un po' come la chiusura della trilogia, no? Anche perché c'è un po' la mania nel cinema di fare le trilogie che si chiudono. Cosa che va perfettamente benissimo, perché non è una frase, ma vabbè, perché appunto fanno proprio i tre atti, no, praticamente. E in casa DreamWorks questa cosa funziona particolarmente bene con la crescita dei personaggi, che si vede davvero tanto bene in Shrek, in Kung Fu Panda e anche in Dragon Trainer. Eh sì. E quindi la cosa è che tu ti aspetti la crescita di un personaggio, no, da un capitolo all'altro oramai. E la cosa è che infatti ci siamo un po' chiesti, anche guardando il primo trailer, era che ci sarà veramente una crescita di Po ancora, perché comunque ne ha già passato un po'. E ne parleremo meglio, sì, nella parte spoiler, perché come al solito facciamo una prima parte no spoiler, in cui se non avete visto il film potete tranquillamente restare con noi, parliamo del design, dell'animazione, di cose un po' più tecniche, e poi nella parte spoiler invece parleremo della trama in toto. Comunque, in sunto, questo nuovo capitolo di Kung Fu Panda si apre con Po che deve lasciare il suo ruolo di guerriero dragone per diventare la guida spirituale della Valle della Pace, quindi cercare il nuovo guerriero dragone, che un po' è abbastanza forte, sì, come cosa, ci sta. No? Nel senso, perché Po è il guerriero dragone, il guerriero dragone è Po, cioè nel senso è molto collegato questa cosa e lui ce l'ha proprio come identità, si sente molto il guerriero dragone, quindi il fatto di abbandonare comunque questo ruolo è comunque un incipit della trama abbastanza interessante. Sì, perché comunque si pone come praticamente un downgrade rispetto a quello che era prima, che è una decisione non tanto leggera, no? Poteva diventare il più grande maestro di Kung Fu di tutta la Cina, che già lo è, vabbè, in teoria, poi al solito c'è sempre la sua goffaggine che lo aiuta un po' qui o un po' lì, tutti i maestri, tutti i figli, no? Tutti che fanno le mosse, lui che è un po' così, e però è interessante perché dal suo punto di vista vuol dire proprio fare un passo indietro, vuol dire tra virgolette fermarsi e lasciare il testimone a qualcun altro, che è interessante sia perché è vero, cioè nel senso è una cosa abbastanza realistica che può succedere nella vita e che ovviamente fa piacere o non fa piacere. E soprattutto per Po, che è tipo uno dei personaggi, penso sia nella top 5 dei personaggi più entusiasti di qualcosa nella storia del cinema,
di sicuro è un colpo abbastanza pesante. E quindi diciamo che parte alla ricerca di questo successore. Sì, perché comunque lui è più guerriero che guida Certo, spirituale. è molto operativo, poco manageriale. Alla fine, nella parte zen, ci ha sempre creduto un po' poco. Nel senso, si mangiava i biscotti mentre che gli altri gli parlavano dei grandi concetti spirituali, oppure i ravioli o le pesche dell'albero del pesco lì sacro, no? Il sacro Quindi. pesco della celestiale saggezza. Ecco, lui lì si mangiava le pesche tranquillo. Tra l'altro, poi fa molto ridere lo scambio tra lui e Shifu. Mi è piaciuto molto in questo film come hanno fatto interagire i due, no? Perché ovviamente questo vuol dire per Shifu andarsene più o meno in pensione e lasciare tutto nelle mani di Po. E la cosa ovviamente lo stressano un poco e lo dà molto a vedere. E questa cosa è molto divertente, mi è piaciuta. Sì, perché poi Shifu diventa quasi la linea comica del film. Sì. perché Po lo è, però è anche protagonista, quindi diciamo che devono un attimo bilanciare il tutto. E quindi Po parte per questo viaggio e nel corso del viaggio incontrerà uno, un nuovo nemico più forte di tutti, eccetera, eccetera, la Camaleonte. Suona male in italiano. Sì, di cui approfondiremo. E poi incontra invece questa volpe grigia, Sì. Jeanne, che lo aiuta, non lo aiuta nel corso della cosa, vedremo un po'. Lì per lì è una criminale, però c'è sempre la possibilità di redimersi, no, nella vita. Sì. Criminale che però ha un character design fighissimo, come solo in una storia ispirata al mondo cinese possono fare, che quindi si porta dietro tutto quel character design incredibile che hanno i film di Kung Fu Panda, e che nella sua semplicità, perché comunque è una volpe su due zampe, la volpe di base è un animale molto, molto figo, no? Molto affilato, tagliente, eccetera. E però l'hanno resa molto bella con questi pezzi di tessuto, questi vestiti, il modo in cui tiene le orecchie, cioè insomma è tanta tanta roba, poi sa proprio di ninja incredibile. È un character design veramente che spacca, l'avevamo notato fin dal primo trailer che era tanta roba. Sì, e poi la cosa bella è che Po è bianco e nero, no? È il panda, un po' anche il simbolo dello yin e dello yang che si fondono, e invece lei è grigia, quindi è questo nuovo personaggio che potrebbe comunque quindi dare anche una chiave di lettura diversa al mondo che ha attorno per Po, quindi è molto complementare anche al suo personaggio, è forte perché. Poi Jen arriva dalla città, no? Questa Juniper City gigante, eccetera, invece Po è alla fine quello di campagna, Sì, no? sì, Che sì, sì. arriva dalla Valle della Pace, dove c'è il villaggetto piccolino, dove tutti si conoscono, e quindi sono due personaggi molto complementari che se la giocano bene, anche i loro stili di combattimento sono abbastanza diversi, ovviamente, perché ognuno fa forza sulla sua fisicità, ma anche sulle sue abilità, che sono ovviamente diverse, però complementari in questo caso. Mi è piaciuto molto il personaggio di Jen. Sì, e altri due personaggi, diciamo, che hanno una storia un po' parallela, li conosciamo già perché sono, tra virgolette, i padri di Po. Quindi il signor Ping, l'oca che ha cresciuto Po, è il padre, diciamo, biologico, Li Shan, quindi il panda papà di Po. È bello perché quella è tipo la sesta linea comica del film. Ce ne Sì, sono ce ne un sono po' un di linee po'. comiche del film. Questa è tipo la sesta, la settima. E loro hanno ansia genitoriale, molto, molto carina questa cosa, in cui lui parte, in realtà è tipo la quarta volta che va a salvare la Cina. Boh, cioè nel senso non vi siete ancora abituati, è vero, non ci si abitua e va bene, però. E quindi, non so, partono per aiutarlo. Ed è bello perché trovano praticamente tutte le briciole che lascia Po, le briciole e la distruzione che lascia Po. E infine poi abbiamo l'altra linea di trama che è quella della Camaleonte, quindi questo nuovo super cattivo che può prendere le sembianze di altri super cattivi e che quindi rappresenta la nuova sfida contro cui combattere, no? Che
Quindi è una trama piuttosto complessa, con tanti elementi, tanti avvenimenti, più cose in parallelo che accadono, e quindi diciamo che comunque non annoia. Per No, questo no. quanto riguarda però il character design della Camaleonte, è veramente qualcosa di notevole, anche a livello proprio tecnico, perché per realizzare il puppet della Camaleonte hanno usato un rig che aveva più di 8.000 controlli, quindi è praticamente il puppet più complesso che la DreamWorks abbia mai fatto, ed è molto bello come si trasformano, perché è cattiva e questa cattiveria traspare anche proprio attraverso la trasformazione, quindi non abbiamo questo scaling rigido, oppure questa mutazione, no, da una forma all'altra. È tutto molto asimmetrico quando lei si trasforma, quindi ad esempio le cresce prima un occhio, prima un braccio, c'è questo effetto un po' come se si stessero rompendo le ossa mentre che si trasforma. È una trasformazione molto cattiva, mi è piaciuta molto come l'hanno resa e riflette proprio la sua rabbia interiore. Sì, perché comunque è quasi come se la sua pazzia, perché alla fine c'è, cioè, tanto bene, comunque lei non sta, passasse proprio attraverso il suo potere, che ha da una parte proprio l'animazione e dall'altro ha anche quasi questo texturing, perché lei è una camaleonte, quindi ha le squame. Ed è bello perché ricrea praticamente le superfici di quello in cui si trasforma attraverso queste squame, che però è bello perché nell'animazione sembrano quasi liquide, cioè si muovono sulla superficie come se fossero petali su un filo d'acqua, e però andando a prendere una forma ben precisa, e quindi quell'effetto lì è veramente molto figo. Oltre al fatto che è interessante perché è una cattiva, ma è molto piccola, cioè perché comunque è un camaleonte, ma è un camaleonte abbastanza a dimensione reale, quindi quando lo metti vicino a un elefante, lei è effettivamente alta 20 centimetri. E questa cosa è incredibile, no? Perché poi ovviamente lei si trasforma nell'elefante e questa differenza anche di scala è importante e è molto difficile da rendere, perché ovviamente sono proprio due livelli di grandezza diversi, oltre al fatto che ovviamente il fatto di essere una cattiva estremamente potente in un corpo così piccolo, ovviamente la rende molto più inquietante rispetto, sai, no, al rinoceronte enorme. Era un po' lo stesso effetto che faceva Lord Shen, per cui in realtà è un pavone, quindi è estremamente teatrale, eccetera, però quella sua velocità e quel suo usare la coda come faceva lo rendevano un personaggio comunque molto temibile, nonostante alla fine è un uccello, cioè voglio dire, se gli tiri una pietra non è che si rialza tanto bene. Sì, anche per quanto riguarda l'animazione, secondo me hanno lavorato molto bene in generale. Il capo animatore, head of animation, è Sean Sexton, che è anche colui che ha animato il lupo in Puss in Boots 2, che voglio dire, è il personaggio di Puss in Boots 2 e la sua animazione era qualcosa di incredibile. Tra l'altro lui ha un background in Taekwondo e Aikido, quindi non so, era tipo la persona perfetta per fare un film di Kung Fu, lo vogliamo dire? Ed è bello comunque come ha integrato diversi stili di combattimento in Po, anche perché non è comunque banale la cosa di animare lo stile di combattimento di Po, perché sono tre film che è un eroe, no? Però ha questo suo modo di essere eroe che è rimasto comunque un po' goffo, no? Quindi lui il kung fu lo sa sconfiggere i nemici, però deve comunque avere sempre un po' quella cosa di goffaggine perché è il suo personaggio, no? È quello che fa ridere e che lo rende effettivamente Po. E quindi è comunque bello come riescano ad ottenere questo stile un po' buffo. Però micidiale alla fine, perché comunque li sconfigge tutti. E tra l'altro hanno lavorato anche proprio con degli stunt del live action che hanno lavorato su film Marvel e hanno portato quindi proprio anche molto più combattimento in questo film rispetto a quello che avevano fatto in capitoli precedenti. Quindi penso che sia comunque un omaggio molto bellino alle arti marziali. E questi combattimenti vengono resi ancora più spettacolari da dei movimenti di camera particolari, perché in Kung Fu Panda 4 è stata introdotta praticamente la GoPro, che chiamano anche GoPo
camera. L'ho trovato molto divertente. che è una camera che segue in modo molto dinamico Po. Quindi, non so, immaginatevi le scene tipiche che possono essere fatte con una GoPro. Con una GoPro, scusate. che ne so, attacchi la camera al bastone con cui stai combattendo e quindi vedi in prima persona il movimento. Oppure Po fa una capriola e la camera fa la capriola insieme a lui. Quindi è comunque anche una camera molto dinamica che rende ancora più immersivo il combattimento. E poi è quasi come se ciò su cui si trova Po non è troppo solido, no? È un po' come quello che sta affrontando internamente, che non è sicuro, che c'è il cambiamento, eccetera. Anche queste inquadrature rappresentano un po' il suo squilibrio interiore e porta in questo squilibrio anche l'audience con sé, e quindi crea un po' questo effetto confuso che non era ottenibile magari con una steady o con una camera fissa. Ma appunto è una camera che si muove insieme a Po e l'ho trovato molto interessante come movimento di camera da utilizzare nel film. E tutto ciò si ambienta nel villaggetto che ben conosciamo, con il palazzo di Biada, e eccetera. La citazione per chi la coglie, ecco. Una stellina a chi la coglie. Esatto. E però si svolge poi per la maggior parte in questa grande città che è Juniper City, che non è la prima grande città in cui Po va, perché c'era anche la città del 2, la città di Gongming. È quella forse un po' più vissuta, tra virgolette. Sì, questa diciamo che è più... probabilmente l'hanno intesa più come una grande metropoli proprio, cioè proprio ha il traffico, ha i carri che girano, c'è il commercio, c'è il crimine di strada proprio. Sì, sì, hanno voluto reinterpretare New York in una chiave cinese fantasy antica. Sì, proprio. La città è molto molto figa, viene presentata, no, con questa apertura sul mare, con il porto e poi tutte le mura che salgono un po' alla muraglia cinese, che sono tanto belle, come tutte le location, diciamo, in Kung Fu Panda sono sempre molto molto belle, molto ispirate. Secondo me in questo caso alla fine la città non esce troppo, a parte, cioè, dentro la città sì, esce molto, perché comunque i vicoli, le strade, il sottosuolo, le mura, eccetera, però non lo so, cioè mi manca un po' Gongmin. Quelle scene incredibili che c'erano, cioè erano veramente veramente tanto belle. Forse la città era stata sfruttata un po' di più. In questo caso fa un po' più da contesto e non davvero personaggio del film, non si sente forse così tanto, anche perché comunque è la grande città. Diciamo che al di là di un gruppo, che non faccio spoiler, però non è che esce più di tanto magari la popolazione o chi ci abita dentro, quindi è un po' così. Sì, è un po' un putpurri di animali, perché ce ne sono veramente tantissimi, a partire dai coniglietti carini ma assassini, fino a capre, mucche, coccodrilli, maiali e quant'altro, c'è la qualunque. La città a me è piaciuta come design, è molto piena, cioè sì, veramente sì, metropoli, Times Square quasi, però mi è piaciuto anche che è stata vissuta un po' su tutti i livelli, no? Quindi al piano strada, ma anche sui tetti e poi nel sottosuolo, quindi è una città che comunque viene vissuta su più livelli e questo mi è piaciuto. Sì. E poi è carino come abbiano comunque voluto infondere anche un flavor di antico e di tradizionale cinese. Hanno ad esempio citato che si sono ispirati al design dei Taotie e poi per il palazzo hanno anche considerato l'architettura Tulu, appunto per dare un tono di antico. Comunque, al solito, i film dei grandi studios hanno un po' la marcia in più di avere comunque production design e character design che sono veramente sempre molto avanti e anche molto ricchi comunque. Certo. Cioè è una città pienissima comunque. Sì, non è facile da gestire comunque a livello di modelli, variazioni e poi anche di effettivamente situazioni che si devono andare a creare e quindi dire dove la facciamo questa cosa, ovviamente richiede tanta pianificazione. Sì. E poi un altro design che mi è piaciuto è quello della taverna,
no? Che c'è questa taverna su questo Sì, che cucuzzolo. non è proprio in città, è prima. Sì, che sta, non sta. Mi è piaciuto molto. Anche poi la scena che viene girata Certo. lì è veramente qualcosa di Vabbè, è il fenomenale. sogno di qualunque regista di live action che vuole fare Sì. una scena d'azione nella classica nave che si muove, che però non può farlo per ovvie ragioni, e invece l'animazione sbatte altamente di queste cose, fanno la qualunque, e ovviamente vengono fuori delle coreografie che sono ovviamente impensabili, ma che funzionano ovviamente molto bene nel contesto, danno atto a molta ilarità. Sì, tantissima. Oltre all'ambiente stesso, che è ovviamente un covo di criminali, proprio quelli come piacciono a Po, che non vede l'ora di Sì. menare le mani, e poi incontra il pesce nel pellicano, che è un marinaio. E questo è quanto. Ma devo dire che a livello di ambientazioni, non so, mi è un po' mancato forse l'ambientazione, quella un po' più pulita, minimalista, un po' più Zen. zen, appunto. Però comunque, non di meno, sono tutti molto belli gli ambienti. Sì, Un'altra certo. cosa particolare a livello di visual sono anche queste pennellate, no? Che sottolineano un po' o l'ingresso dei personaggi oppure le azioni. Che vabbè, sono un po' un modo di Aggiungere flavor. distinguere un qualcosa, di perché lo stile dobbiamo in qualche modo farlo. Ecco, carino. Poi a livello di generale stile di rendering, eccetera, è quello classico che ci sta, fatto molto bene, anzi è quasi rinfrescante avere uno stile normale CG, dove normale è un termine un po' a caso, però nel senso non lo stile che viene spinto un po' a caso solo perché è il trend, però appunto rimanersene nella comodità dello stile CG, così, perché no? Vabbè, perché alla fine rimane lo stile più fotorealistico, tra virgolette, che quindi è quello che siamo abituati a vedere, e non invece un'animazione costantemente in movimento, costantemente stilizzata, che comunque, diciamo, può anche affaticare di più l'occhio dopo 2 ore e mezza, vero? Spider-Man Across the Spider-Verse, che comunque tende ad essere un po' più pesante, perché c'è tanto da vedere a schermo, c'è tanto che cambia. Che è una figata, per carità, però ovviamente questo stile ha il pregio di essere confortevole. Benissimo, quindi questo è quanto avevamo da dire per la parte no spoiler. Adesso andiamo full spoiler, quindi se ancora non avete visto il film è già passata una piotta, quindi se volete, ecco, appropinquarvi a vederlo e poi tornare qui per godervi la parte spoiler, oppure potete andare tranquillamente se non vi interessa e noi passiamo a parlare degli spoiler. Partirei col dire che abbiamo visto il 3, forse una sera, e poi la sera dopo abbiamo visto il 4, Sì. e sono più o meno la stessa cosa. Cioè, se li guardi vicini, dici, ma ho visto 2 volte lo stesso film. Perché questa cosa che la Camaleonte riporta in vita i vecchi cattivi, in realtà, boh, non serviva più di tanto, secondo me. Serviva per riportare Tai Lung! Tai Lung, il grande, la nostalgia di 20 anni fa! Che bello, che bello! Serviva quello perché serviva il look, no? Serviva qualcosa che prendesse all'amo e torna Tai Lung. In realtà Tai Lung dice tipo 4 cose nel film e boom, basta. Cioè, nel senso, non vi aspettate la scena incredibile di Kung Fu, di cui Tai Lung è il ma... Cioè, tutte le scene in cui c'è Tai Lung nel primo film, puoi star sicuro che ci sono... È in arrivo una scena d'azione che fa slogare la mascella a chiunque. No, nel 4 proprio no. Ma perché nel 3 comunque vanno già nell'aldilà, diciamo, no? E riportano comunque in vita antichi maestri del Kung Fu. Il regno degli spiriti. Sì, anche perché il regno degli spiriti è esattamente quello, cioè nel E senso... poi la Camaleonte fa più o meno la stessa cosa, no? Quindi sembra di vedere un po' 2 volte la stessa cosa, che secondo me è stato un po' superfluo. Secondo me ce n'era già abbastanza di Po che doveva trovare il nuovo guerriero dragone,
e di come poi si interfacciava con Jen. Il cattivo ci stava che ci fosse, perché sennò contro chi combatti, però comunque, boh, se anche non era il nuovo super cattivo che riportava in vita tutti gli altri super cattivi, andava bene lo stesso. Potevano incentrarla un po' di più sul ruolo maestro, guida spirituale e nuovo allievo con Jen. Sì, diciamo che la classica è un po' il classico nemico, in realtà è un po' questa pazza scocciata che vuole i soldi e il potere, no? Che ci sta, per carità, non, senza infamia e senza lode, però c'è già stata quella cosa lì che era un po', cioè non lo fa nemmeno per vendetta o per un motivo particolare, è un po' così. Bellissimo il colpo di scena, secondo me, di Shen che diventa la nemica, anche perché sì. Cioè, quello non l'avevo capito. Lei si mette il cappuccio, cioè proprio feelings da Shaolin Showdown che arrivano duro. E lì, cioè, lì è proprio bello. Però diciamo che di tutto il film forse Shen è la cosa che funziona di più. Anche il contesto per i criminali soprattutto, no? Che c'è questo contrasto incredibile tra i coniglietti adorabili che però sono mannari e vogliono mangiarti l'anima. Cioè, quelle cose lì funzionano. È divertente, cioè comunque il film non è che hanno messo tutte le scene divertenti nel trailer, un po' sì, la scena del peto che dello starnuto, che quella è proprio la scena apice, e ovviamente l'hanno messa nel trailer, e a me ha fatto ridere tantissimo, e poi ovviamente la rivedi nel film e ci sta, va bene, anche perché nel trailer la velocizzano ancora di più, quindi è ancora più divertente, vabbè. Dispiace anche perché i film di Kung Fu Panda sono botte azione. Cioè, e per quanto già nel terzo si era scesi veramente tanto, cioè il primo e il secondo proprio top, il terzo già scendeva un po'. C'erano comunque delle scene molto belle a livello di combattimento eccetera, ma mai come il primo e il secondo. In questo caso forse si è sceso ancora un po' di più, perché alla fine comunque non lo so, non c'è nessun combattimento iconico, cioè non, questi devono passare attraverso le pareti, capito? Non c'è quella teatralità, quella spettacolarizzazione del kung fu che c'è negli altri. Qui fanno a botte e finisce più o meno tutto lì. Sfruttano molto bene la camera e la cinematografia per fare gli scippi e queste cose qua, no? Perché ovviamente è animazione, quindi puoi nascondere i personaggi dietro un palo, però perde un po' quello che era Kung Fu Panda e che... No, infatti durante la trailer reaction io continuo a citarla, perché comunque avremmo voluto un film che fosse solo botte, ok, solo azione, solo quella roba lì, che però è ovviamente anche la cosa che costa di più nel fare, perché c'è un sacco di animazione, ci sono un sacco di effetti speciali, centinaia di cambi di inquadratura, e sono molto complesse da orchestrare queste coreografie, che poi comunque devono essere spettacolari nel momento giusto, cioè quando Tai Lung tira Shifu contro il soffitto e c'è il tuono che scende, il lampo che li illumina, cioè sono cose che non sono facili da fare e costano quindi tantissimi soldi. È meglio fare delle scene d'azione che ci sono, ma sono più moderate, e invece creare magari la grande città e il nuovo cattivo e riportare soprattutto in vita i cattivi di cui nessuno parla tranne Tai Lung, e che anche lì, non lo so, si sente che c'è la voglia del risparmio, del fare il film che guadagna facile un po', cioè, che non vuol dire che non ci sia il lavoro c'è assolutamente, hanno fatto un ottimo lavoro con gli ambienti soprattutto, però rimane molto tralasciabile come film in realtà, che è un peccato, perché bastava un combattimento, ne bastava uno che fosse epico e secondo me era tranquillamente positivo come film, però così non lo so, non sa di granché. Ma a me è mancata un po' la parte un po' più spirituale di Kung Fu Panda, perché comunque c'era un po' un mix anche negli altri film. Cioè nel primo proprio scopre quello che significa essere guerriero dragone, nel secondo c'è la pace interiore, nel terzo c'è il chi. Comunque ci sono dei concetti che sono anche un po' spirituali e mentali, non è proprio solo il combattimento vero e proprio a mani nude, anzi era quasi l'opposto, nel senso prima centri te stesso nello spirito e allora poi il combattimento ti verrà di conseguenza, che è una cosa che qua secondo me hanno
molto tralasciato, cioè forse si sono un po' persi questa cosa qua, che invece secondo me negli altri film già nel terzo un po' si stava perdendo, ma nei primi due era fortissimo e secondo me comunque equilibrava tantissimo perché dava anche un po' un tono di serietà, Sì. di profondità comunque alla sceneggiatura, perché il bello di un personaggio come Po è quello che sì, è goffo, è un fanboy. È divertente, inciampa, fa gli errori, fa i casini, però poi quando c'è il momento in cui lui trova la pace interiore, cioè Sì. è un fulmine a ciel sereno, È l'effetto quella Pippo. cosa lì. Eh È sì, l'effetto Pippo. spiega l'effetto Certo, Pippo certo. È il per. prendere un personaggio come Pippo, appunto, che è quasi incosciente della posizione in cui si trova, che non sa leggere la stanza, non sa niente, eccetera, è molto goffo, è goofy, appunto, e lo rendi triste slash serio. Il contrasto che hai è fenomenale, perché quella roba lì è. Ti crea proprio empatia da una parte o rispetto dall'altra, cioè nel senso, ah, sei un idiota, però in fondo, quando ci credi, ci riesci veramente, sei un figo. Questo è l'effetto che crea Kung Fu Panda, Shrek e Dragon Trainer, cioè, anche perché DreamWorks la fa in continuazione sta cosa. E soprattutto questa cosa del momento serio, tra virgolette, che manca, che non è che non c'è, la relazione che si va a creare tra Po e Shen è molto bella. È molto bella la scena in cui loro due litigano praticamente alla fine. Cioè, ci sta, è molto figa. Però manca poi l'elaborazione di quella cosa lì. E quindi, boh, non lo so. Che soprattutto poi in un film che è imbottito di umorismo a tutte le parti, perché bisogna ridere, ahaha, lol, che divertente il film di Kung Fu Panda. E serve quella cosa lì. Cioè, il 2 funziona da Dio perché è tutto così. Perché è un continuo passare dalla cavolata assurda alla roba super pesa. Cioè, che proprio. Vabbè, adesso io non faccio spoiler del 2 particolari, perché magari non l'avete visto e lo volete recuperare. Però, cioè, ci sono robe veramente pesanti nel 2. Tanto. Che non si vedono, perché sempre il target è quello che è. Però, comunque, se ci pensi, sono robe importanti. E invece, boh. Anche nel terzo il problema era sempre lo stesso. Nel terzo in realtà il fulcro c'era, ma l'hanno rovinato tantissimo aggiungendo un botto di umorismo in più, ma proprio a pacchi ovunque, che è lo stesso problema di Dragon Trainer 3, fondamentalmente. Diciamo che nel 4 hanno voluto anche portarsi dietro tanti personaggi, così, a puro scopo di marketing. Hanno anche, tra l'altro, detto che i 5 cicloni che ci sono alla fine sono stati inseriti solo a scopo marketing, cioè non c'entrano appunto nulla nella trama, ma come anche i due padri, per dire. Sono comunque una parte divertente e carina del film, anche perché poi comunque crea situazioni che ci stanno in sé. Però non era necessario portarsi dietro questi due personaggi, aggiungere una linea narrativa in più, anche perché per ogni cosa che vuoi narrare, inserire, ogni personaggio che vuoi inserire in una storia, ovviamente togli tempo ad altro. Perché comunque alla fine è un'ora e mezza il film e quindi se vuoi dire mille cose, ne dirai mille male, piuttosto che magari dirne di meno, ma dirle un po' meglio, lasciare un po' più di spazio. È un film molto denso, sia a livello proprio visivo che a livello anche di trama e tutto un po'. Che un po' mi spiace perché comunque in realtà il tema centrale, quindi quello del cambiamento, era molto bello, quindi questa cosa che il cambiamento fa paura, che però non vuol dire abbandonarsi dietro tutto ciò che si è finora, no? Non vuol dire lasciare nel passato quello che si è, ma vuol dire semplicemente costruirci sopra e diventare qualcun altro, cioè questa cosa che Po ha paura alla fine di non essere più il guerriero dragone, di perdere la sua identità, lo porta invece a cambiare e diventare un qualcosa di più, no? Diventare più saggio, eccetera. Quindi questo anche concetto che il mondo non è bianco e nero, ma che comunque è complesso, cioè il personaggio di Zhen
non è né buona né cattiva, no? Lo porta ad affrontare nuove sfide, gli fa vedere il mondo in un'altra chiave, lo porta nella grande città. Cioè, erano comunque elementi forti alla fine, alla base della trama, che però, secondo me, non hanno sviluppato fino in fondo, per renderli veramente mistici e confuici, sì, che poi è quello che mancava, secondo me, a questo film. Sì, è un film un po' fatto di riempitivi. E, come dire, cioè, secondo me ci poteva stare un film proprio che pigli, ma per me ci stava anche bene, toh, c'è il nuovo cattivo, vai e lo picchi, e sono solo, ma veramente ci sarebbe stato bene, cioè, guarda, io me lo accollavo tantissimo. Hanno voluto metterci un'altra evoluzione del personaggio, però l'hanno gestita un po' male, e poi, cioè, per me manca la scena d'azione madre, cioè, mi manca la fuga di Tai Lung. Mi manca l'attacco della torre di Gong Min. Ok, mi manca quella cosa lì. Quelle scene che ti riguardano. Cioè proprio dici, voglio riguardarmi Kung Fu Panda 1. Ma perché? Per vedere solo quei 4 minuti. Perché sono incredibili. Perché sono pazzeschi. Cioè, manca veramente tanto quella cosa lì. E soprattutto con un personaggio come la Camaleonte, no? Che può diventare qualunque cosa. Secondo me avrebbero potuto inventarsi l'infinito. E alla fine... tanto quanto, cioè, voglio dire, lei piglia tutti questi poteri, poi non è che sia, no? Ma è carino comunque il fatto che si lega, diciamo, secondo me, un po' alla cosa del cambiamento, quindi lei cambia praticamente solo all'esterno, ma non cambia all'interno, a Po viene invece chiesto di cambiare all'interno e di evolversi, però, boh, appunto, secondo me è trascurabilissima lei... non dico che potevano togliere la linea di trama dei padri e della Camaleonte, ma quasi. Più o meno, potevano metterci un altro cattivo a caso, che non doveva necessariamente essere il nuovo super cattivo, che sì, tanto del franchise di Kung Fu Panda lo fanno i super cattivi, certo, alla fine. Certo. Però non vuol dire che concentrarsi appunto su questo tema del cambiamento e di diventare una guida spirituale poteva essere di meno, cioè, nel senso, tanto alla fine sta sempre un po' nel come vengono sviluppate le cose, non nella quantità di cose da sviluppare. No, infatti. Benissimo, quindi questo Kung Fu Panda 4, come avete capito, ci è piaciuto da una parte e non ci è piaciuto dall'altra, quindi alla fine è un... è un 2.5 stelline, cioè almeno, cioè no, si può, ma no, di più. Però comunque ovviamente le aspettative erano alte, perché il franchise comunque è bello, poi come sapete, se ci seguite, vabbè, io sono particolarmente affezionata ai film di arti marziali, quindi comunque l'Oriente, la Cina, sono ambientazioni che mi piacciono un sacco, e quindi Kung Fu Panda è l'apoteosi, anche il mio, sì, e quindi appunto avrei voluto un po' di più di mistico e confuico. Però vabbè, ci sta. Jen ci sta. È un personaggio fighissimo. Sì, comunque. Sì. Poi prendiamo di sicuro il merchandise. Bravi, Dreamworks. Benissimo, voi invece cosa ne pensate? Fatecelo sapere in un commentino su Instagram, Twitter, YouTube. Basta anche un... cioè, proprio sì, no. Cioè, proprio sono due lettere. Tempo medio di risposta 2,6 secondi, ok? Quindi se vi va, anche se non vi va... dai, per stizza, scrivete no. Fatecelo sapere comunque su... l'ho già detto, quindi puoi proseguire. Proseguiamo. Iscrivetevi, attivate le notifiche, mettete mi piace, condividete con gli amici. Più siamo, meglio siamo. Non lo so, cercavo di fare una frase mistica e confuica, ma è venuta male. E potete anche passare a trovarci sul nostro sito funzionanimazione.it, dove abbiamo un sacco di contenuti, anche articoli di making of, se volete approfondire dietro le quinte dei film d'animazione. E noi ci sentiremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione. Approfondare. Iscrivetevi. Sì. Ciao a tutti. Ciao.